oggi facciamo i calzoni in padella senza lievitazione. Iniziamo! Prima di tutto prepariamo il condimento perché lo faremo con le verdure. Scaldiamo in una padella olio extravergine di olive e poi mettiamo cipolla, melanzane, zucchine, peperoni, pomodorini e sale. Mescoliamo, mettiamo il coperchio e facciamo cuocere per 15 minuti. A fine cottura aggiungiamo il basilico e facciamo raffreddare. E adesso prepariamo l'impasto. Mettiamo in una ciotola farina, acqua, olio extravergine di oliva, sale, zucchero e lievito istantaneo per salati. E mescoliamo. Dobbiamo formare una palla. E quando avete ottenuto un panetto, lo dividete in quattro parti. Ora prendiamo una pallina. Possiamo questa, che non è difficile sempre. E adesso prendiamo un coso e facciamo tipo una C, cioè una forma ovale. E adesso ci mettiamo dentro il ripieno di verdure al centro. Un po' anche qua. Tre cucchiaiate. Così, però deve bastare per tutti. E ora chiudiamo. Sigilliamo benissimo i bordi. Sembra un tacos. E con una rotella sistemiamo bene i bordi. Li mettiamo nella padella calda e li facciamo cuocere 3 minuti per lato circa. Ed ecco pronto il mio calzone alle verdure. Adesso assaggiamo. Scotta. Un tovagliolo, grazie. Buonissimo. Marti, vieni ad assaggiare. Davvero buono. Buonissimo. C'ha un odore buonissimo. Perché buonissimo, infatti. Odore di verdura. Ciao a tutti.